volentieri ho accettato l'invito da parte di Giorgio Vassallo, dell'Università di Studi Palermo, di moderare questo incontro che facciamo sul tema verso una rivoluzione energetica non inquinante. Oggi abbiamo così la pretesa, il desiderio di affrontare questo argomento così importante quale la fusione fredda, sia dal punto di vista delle implicazioni. Che succede? Sì, ma adesso sto solo facendo una breve introduzione. E trattiamo questo argomento con la presenza di alcune persone, diciamo, della politica. Abbiamo con noi, ringraziamo l'onorevole Elisabetta Zampaluti, che penso concede tutti, è un parlamentare radicale nelle liste del Partito Democratico, ed è, diciamo, ci parlerà di un'interrogazione parlamentare che ha fatto su questo argomento e la risposta che ci darà il Ministro. Abbiamo già detto Chiesa, abbiamo il professor Carpenteri, dell'Università del Politecnico di Torino, se non sbaglio, e altri ospiti che man mano presenteremo e che daranno il loro contributo a questo nostro convegno. Io ho sentito Scilipoti che si scusa, sta ritardando, non ho capito se stava riuscendo a venire, perché desiderava una bici di partire, comunque partiamo lo stesso. Allora, se diciamo se l'onorevole Zampaluti vuole cominciare, noi partiremo. Cosa mi dicono? Giù? È arrivato già? Abbia pazienza, qui c'è un momento di... momento di non comprensione. Quindi l'organizzatore Giorgio mi dice di cominciare, invece di dire che sta arrivando l'onorevole. Vabbè, comunque, diciamo, volevo semplicemente così anche dire che questo convegno è stato patrocinato dall'Università degli Studi di Palermo, che ha dato il suo patrocinio, e che quindi stamattina, diciamo, molti argomenti che sono sul tavolo saranno approfonditi e discussi, perché come voi sapete su questa questione ci stanno tante opinioni differenti, ci sono stati anche dei finanziamenti che sono in discussione, che dovrebbero, speriamo, essere portati a buon fine, e quindi potremo sentire un pochino cosa ci dice la politica e dall'altra parte che cosa ci dicono anche cosa dice la scienza su questo argomento, che aspetta, insomma, di avere notizie importanti. Che mi dicono laggiù? Possiamo procedere noi? Abbiate pazienza un attimo. Partire, abbiamo avuto problemi tecnici. Okay. Ascolta, io darei a questo punto la parola a... Prego, signora onorevole Zampaluti, prenda la parola. Intanto si accomodi qui sul palco, per queste esigenze tecniche dei nostri amici Tommaso e Antonio, che ci stanno facendo queste riprese. Abbiamo anche ospite. Approfittiamo un attimo per fare Liberi.tv. Ecco, Liberi.tv, che ci farà vedere questo servizio quando?
24 ore? 24 ore trasmette in streaming su web libero.tv, liberi.tv e poi anche su Skype. No, è tutto quanto sul sito. E su Skype facciamo tramite Skype delle trasmissioni in diretta ogni venerdì. Bene, se noi vi ringraziamo per questa vostra presenza e così ringraziamo anche tutti gli amici giornalisti che oggi sono presenti in sala. Speriamo di avere anche un attimo di tempo per il dibattito, ma non so se riusciremo ad avere la pazienza del pubblico. Onorevole Prego, se deve accendere il... Vado? Prego. Sì, grazie soprattutto di avermi invitata a questo convegno che trovo molto importante e soprattutto molto opportuno anche rispetto al momento che sta attraversando il nostro paese. Io come parlamentare ho avuto notizia di cui si stava discutendo in merito alla fusione fredda all'interno del nostro partito, di radicali italiani in particolare, grazie a una militante indefessa che è Laura Vantini, che è qui con noi, che saluto, e di fronte a quello che ho potuto sapere ho ritenuto importante porre la questione direttamente al Ministro dello Sviluppo Economico per capire quali fossero gli orientamenti del governo in merito a questo settore, in particolare attraverso due interrogazioni parlamentari. Una prima tutta focalizzata sulla fusione fredda e una seconda in merito alle notizie che erano giunte questo autunno, quest'estate, relativamente alla realizzazione di un catalizzatore di energia che è chiamato ICAT o ECAT dell'ingegnere Andrea Rossi, un ingegnere che rispetto appunto a questo catalizzatore stava prendendo contatti soprattutto negli Stati Uniti per metterlo in produzione su ampia scala. La risposta che il governo ha dato a questa interrogazione presenta a mio giudizio un po' luci e ombre. Partiamo da quelle che a mio giudizio sono le luci, nel senso che sono parole di apertura, perché tutti noi sappiamo quanto ci sia un'ombra, una luce negativa che continua ad essere proiettata su quello che riguarda la fusione fredda. Il governo invece ha dato atto che la ricerca sulla cosiddetta fusione fredda ha compiuto consistenti passi in avanti e ha riconosciuto come il lavoro di studio e di ricerca finora condotto abbia consentito di identificare le linee di attività in grado di produrre risultati consistenti e interessanti dal punto di vista scientifico. Tant'è che ha detto che gli studi di settore, sia teorici che sperimentali, condotti nel campo della scienza dei materiali, hanno consentito di accrescere il controllo sul fenomeno della fusione fredda, creando le premesse per una sua completa comprensione. E diciamo l'aspetto che sottolinea come critico è quello relativo al fatto che ancora non è possibile la riproducibilità del fenomeno, nel senso che per quanto è stato finora fatto, dice il sottosegretario De Vincenti, che i risultati non sono ancora soddisfacenti. Detto questo, riconosce però che occorre cogliere ogni opportunità per garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore. E questo mi sembra appunto l'aspetto più importante, perché vengono riconosciuti dei passi compiuti
viene riconosciuta la necessità anche di continuare nella ricerca in questo ambito. Per quanto riguarda il catalizzatore ECAT, invece si esprimono delle perplessità perché non sono chiare le modalità di funzionamento e anche in questo caso non è possibile una riproducibilità di questo prodotto, il che fa concludere in buona sostanza che occorre una maggior affidabilità di risultati tecnico-scientifici per quanto riguarda questo prodotto e di conseguenza per una maggior sviluppo della cosiddetta fusione fredda su piccola scala. Io credo che, ripeto, questa risposta abbia espresso delle aperture, nel senso che rispetto a quelle che erano le voci che circolavano, uno poteva anche immaginare una chiusura. Invece questo non è emerso, ritorna per carità l'argomento che non esiste ancora una teoria universalmente condivisa in merito alla fusione fredda, ma di tutta evidenza questo è un settore in evoluzione e occorre appunto ancora proseguire e non si può neanche usare pretestuosamente il fatto che ancora non c'è una condivisione a 360 gradi da parte della cosiddetta comunità scientifica, perché se così fosse la ricerca in sé non avrebbe senso. E a seguito di questa risposta che ha suscitato dibattito anche in internet, ma non solo, anche nell'ambito della comunità scientifica, so che sono state prese anche delle iniziative, in particolare rivolte al ministro Profumo, per cercare di frenare quello che è il sostegno anche in termini finanziari a questo settore, che mi auguro non vengano ascoltate dal ministro e che forse ci possono anche suggerire come esito conclusivo di questo importante incontro, magari un controappello, una controiniziativa rivolta appunto al ministro Profumo per esprimere quali sono i successi, le posizioni, le prospettive di questo settore legato alla fusione fredda. Io trovo, e con questo concludo, particolarmente importante questo incontro perché credo che sia nel nostro paese un primo momento di dibattito pubblico su quello che è stato un tema forse trattato a livello molto tecnico finora, quindi non di grande divulgazione, che è quello che invece serve anche rispetto a temi che possono sembrare così ostici, così difficili per chi non è esperto della materia o direttamente coinvolto. E penso rispetto a questo a quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove la stessa campagna per le presidenziali è animata da questo tema, se pensiamo che Mitt Romney si è pubblicamente espresso a favore della fusione fredda. Quindi questo è un tema sul tavolo di cui laicamente si discute, questo ancora manca nel nostro paese, ma è quello che assolutamente serve in un momento in cui noi sappiamo quanto sia importante la ricerca sulle nuove fonti di energia, qualunque esse siano, e indubbiamente questo è un settore di grande interesse che necessita da un lato di essere sicuramente approfondito, dall'altro di essere diffusa la relativa conoscenza, ma soprattutto che merita di essere sostenuto e incentivato. Grazie.